Dopo aver sondato il terreno con la Deluxe Edition del terzo episodio, Bandai Namco Entertainment e coi Tecmo Games ci deliziano quest'anno con un nuovo museo dedicato alla celebre saga di Eiichiro Oda. Nasce così One Piece Pirate Warriors 4, un gioco che ha come scopo quello di trasporre le più recenti avventure vissute da Ruffy e dai Mugiwara sia nella serie animata che nel fumetto. Oltre a offrire una narrazione che riparte dal principio dell'opera, purtroppo con qualche buco narrativo importante, questo quarto capitolo ci propone in forma giocata alcuni degli archi narrativi visti nella serie, quelli ritenuti per certi versi più influenti, oltre ovviamente a quelli più recenti. Fra questi troviamo l'arco di Whole Cake Island e quello di Wano, o Wa che dir si voglia. Quest'ultimo, ancora in corso nella serializzazione del manga, è presente solo in forma originale e con eventi diversi rispetto a quanto letto nell'opera di Oda e visto nella serie animata. Ad aumentare ulteriormente l'ottima longevità del titolo, troviamo anche il Diario del Tesoro, una modalità nella quale potremo metterci alla prova contro i più disparati avversari per ottenere delle ricompense e sbloccare ulteriori personaggi giocabili. Dal punto di vista del gameplay, One Piece Pirate Warriors 4 ripropone quanto di meglio la serie Warriors ha da offrire, apportando numerose migliorie e qualche cambiamento importante rispetto al suo predecessore, come l'assenza dei personaggi di supporto e di attacchi combinati. Per diventare sempre più forti e riuscire ad andare avanti con le nostre forze, il gioco ci mette a disposizione una mappa della crescita in cui potremo aumentare parametri come vita, attacco, difesa e resistenza, ma anche apprendere abilità, nuovi attacchi e power-up. Grazie ad essa, il nostro personaggio potrà essere personalizzato a piacimento, passando dalla sua versione base, con attacchi e abilità viste inizio serie, a una più avanzata e attuale. Uno dei pochi nei di questo prodotto risiede nella telecamera, che durante le frenetiche fasi d'azione si sposta talvolta nei posti meno opportuni, creando non poca confusione nella visuale. A questa si aggiungono dei caricamenti forse un po' troppo lunghi e frequenti durante lo story mode. Nonostante tutto, One Piece Pirate Warriors 4 riesce nel suo compito, divertire i fan della serie con tanta azione ed emozione a non finire, riconfermando la serie Pirate Warriors come il miglior prodotto videoludico dedicato a One Piece.